Insieme al presidente Massimo Anselmi, una grande impresa dell'Arezzo, il Bologna aveva vinto sempre e l'Arezzo è l'unica squadra che l'ha battuta. Sì, una grande partita, era molto attesa per noi, una settimana speciale, una grande preparazione e questo è il risultato. Una squadra che ha dato tutto in campo, grande spirito, grande battaglia. Sì, ripeto, una grande preparazione, erano veramente molto concentrate e era necessaria questa vittoria perché questo ci permette appunto di percorrere ancora quel sogno che ad inizio stagione ci siamo prefissi. Ecco, questa può essere una tappa importante a livello di fiducia, di morale. Sì, 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 l'obiettivo è sempre quello di fare al meglio e quindi diciamo che questa era l'occasione giusta per dimostrare le qualità di questa squadra e di tutte le ragazze. Aver battuto il Bologna, che fin qui aveva sempre vinto, insomma, dal punto di vista della fiducia, cosa vuol dire? C'è una prima volta per tutte, noi abbiamo già dato il nostro e da ora in poi, appunto, come ho detto prima, dobbiamo vincerle tutte, non sbagliare più, e capita di perdere, è capitato a loro, ma è capitato a noi, e a noi non deve più succedere però. Costanza Cazzolini decide questa sfida di cartello, un grandissimo Arezzo. Sì, oggi sapevamo essere una partita molto importante, e col Filecchio avevamo sottovalutato un po' l'avversario, oggi siamo arrivate convinte, imparando la lezione, l'abbiamo portata a casa meritando, direi, contentissima per il gol e niente, avanti così. Una prova la tua di grande generosità oltre che decisiva. Sì, sicuramente abbiamo parlato in settimana col mister che per vincere le partite bisogna aiutarsi, fare la corsa per la compagna, perché la compagna poi la farà per te, quindi oggi era questo lo spirito. Cosa significa questa vittoria? Questa vittoria significa continuare a sperare per vincere il campionato. È tutto riaperto, insomma, le distanze... Sì, sicuramente tutto riaperto, ancora c'è tutto il girone di ritorno, vediamo come andrà, noi ce la metteremo tutta. Un bel rientro per Costantino, al rientro oggi, e che rientro, insomma, grande soddisfazione. Sì, non potevo chiedere di tornare meglio, cioè la squadra mi ha aiutato tantissimo in questi mesi, mi sono state vicine e credo che oggi si è visto, abbiamo proprio giocato da squadra, non potevo davvero chiedere di meglio, abbiamo fatto la partita perfetta. Partita perfetta contro un avversario che aveva sempre vinto, quindi insomma non partivate con i fanoghi del pronostico, diciamo così. No, sulla carta tutti pensavano vincesse il Bologna, però il calcio è anche questo, non si deve sottovalutare nessuno, penso non l'abbiano fatto di sottovalutarci, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità e lotteremo fino in fondo, ci crediamo fino alla fine. Qual è stata la chiave vincente? Beh, la chiave vincente è stata la squadra, abbiamo giocato da squadra principalmente, l'una con l'altra, se non ci arrivava una correva l'altra e questo per una squadra è fondamentale. Diceva la tua compagna Cosi, sono stati fondamentali i consigli di Emiliano Testini. Sì, assolutamente sì, ci ha aiutato tanto e devo dire che veramente un grande grazie va anche a lui. Come si può commentare una partita così? Ma io penso che ci sia poco da commentare, insomma, ecco, nel senso, una partita che abbiamo preparato molto bene, l'aspettavamo, era il nostro rilancio, diciamo, per questo campionato, perché vogliamo assolutamente essere protagoniste, insomma, ecco, e credo che il campo ci abbia dato pienamente ragione, insomma. È stato un segnale fortissimo. Ma penso di sì, perché queste ragazze è un gruppo meraviglioso e se lo merita assolutamente. Si vedeva proprio la grande concentrazione, lo spirito di squadra, oltre che delle giocate che sono state decisive. Sì, 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 come ripeto, abbiamo lavorato molto bene in queste due settimane proprio per preparare questa partita e diciamo che le ragazze hanno risposto tutte al 100%.